Questa sera consegniamo ai bambini delle Terre Matildi, che è la divisa ufficiale per la decima edizione della Conad Cup. È un'edizione, un'iniziativa a cui il mondo Conad Centro Nord tiene in maniera particolare, perché si rivolge alle famiglie, si rivolge alle società sportive, coinvolge più di 2.000 bambini. È arrivata la decima edizione, è partita da un'iniziativa molto limitata territorialmente su alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia, e poi pian piano si è spostata nel tempo ed è diventata un'iniziativa che ha coinvolto le tre province emiliane, quindi Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e da quest'anno anche alcune province della Lombardia. Siamo molto felici perché da alcuni anni li stiamo seguendo, stiamo collaborando con loro e ci siamo resi conto in questi anni appunto di collaborare con una società sportiva che è fondata sì sull'attività sportiva e educa e allena i ragazzi allo sport, ma in particolare quello che ci piace di questa società è che non si lascia sfuggire tutti gli aspetti anche educativi e comunque importanti per la crescita dei ragazzi. Diciamo che sono, secondo il nostro avviso, un valido supporto alle famiglie per far crescere i ragazzi in ambienti sani dove possono imparare tantissimi aspetti di quello che deve essere comunque la formazione dei ragazzi, degli adolescenti, accompagnandoli in ambienti come ho già ripetuto, sani. Innanzitutto devo ringraziare il Coned che ha da tempo promosso questa iniziativa, questo torneo, che è importante perché mette a confronto non tanto solo la sportività, ma anche la capacità di stare insieme di tanti ragazzi. Mi chiamo Samuel Geti e voglio ringraziare tantissimo i miei allenatori per gli allenamenti e per il sostegno che ci danno. Siamo felici di fare la Conad Cup, siamo una squadra molto forte e speriamo di vincere. Saluto a tutti. Forza Terre. Grazie, Conad!